Progetto strade provinciali pulite, 4 milioni di euro a comuni e province dalla Regione Puglia. Giovedì 21 maggio, giornata di lancio del progetto regionale denominato Strade Provinciali Pulite, curato dall'assessore all'ambiente Gianni Stea, di concerto con l'Ager, con le province pugliesi e con la città metropolitana di Bari. 3 milioni di euro per finanziare un articolato piano a supporto del servizio ordinario per il contrasto all'abbandono illecito di rifiuti sulle strade provinciali pugliesi, sovente trasformate in discariche a cielo aperto a causa dell'incuria e della inciviltà. Noi stiamo mettendo 3 milioni di euro per la pulizia delle strade provinciali e 1 milione di euro per l'acquisto di 2.000 circa fototrappole. Questo avverrà all'inizio dell'estate, quindi nel giro di qualche mese, in prossimità proprio dell'inizio della stagione estiva, creeremo, come dire, quello che ho sempre voluto in questo progetto. All'indomani della mia nomina come assessore, di creare un bigliettino da visita per tutti quelli che ci vengono a trovare dalle altre nazioni e dalle altre regioni della nostra bella Italia, un territorio bello dove, oltre al mare, oltre alla Valle d'Itria, a quello che può essere il Gargano, alle parti interne del nostro territorio, le strade provinciali diventano, come dire, un bigliettino da visita per la pulizia che sta. No, questo è un progetto straordinario che noi abbiamo avviato, diciamo, su sollecitazione dell'assessore, perché l'assessore ci ha trovato le risorse, 3 milioni di euro. È il primo progetto che facciamo in concerto con i comuni, la città metropolitana e le province, perché così come è strutturato l'intervento c'è una stretta sinergia tra noi AGE, cui la regione ha delegato l'intervento, e le province, le città metropolitane, i comuni, perché una volta individuato le ditte che dovrebbero eseguire gli interventi, ci sarà una stretta collaborazione che si concretizzerà nella indicazione da parte delle province di dove andare a pulire, in modo tale di fare interventi rapidi e incisivi. Dall'altra parte forniremo anche le videotrappole, perché poi da un'attività di pulizia ci vuole anche un'attività repressiva di controllo, affinché poi il fenomeno non si ripresenti a brevissimo termine. Quindi questo è il primo progetto, diciamo, organico in cui vede la collaborazione stretta di tutti gli attori del sistema di raccolta dei rifiuti. Città metropolitana di Bari, Pulo di Molfetta. Proseguono i lavori di messa in sicurezza del sito archeologico. I consiglieri metropolitani Francesca Pietroforte, delegata ai beni culturali, e Giovanni Facchini, delegato agli affari istituzionali, trasparenza e controlli interni, e il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, insieme ai tecnici, hanno effettuato un sopralluogo nel Pulo per verificare l'avanzamento dello stato dei lavori di messa in sicurezza della dolina carsica di Molfetta dopo la necessaria sospensione degli stessi dovuta all'emergenza sanitaria. Un intervento che ammonta ad 1 milione di euro, frutto di un cofinanziamento di 200.000 euro della città metropolitana previsto dal patto per lo sviluppo della città metropolitana di Bari, cui si aggiungono 800.000 euro stanziati dal comune di Molfetta a seguito di una convenzione tra i due enti sottoscritta nel 2018. La città metropolitana ha infatti concesso al comune di Molfetta, per la durata di 20 anni, l'uso del pulo per attività finalizzate alla messa in sicurezza e alla rifunzionalizzazione del sito, così da consentirne la gestione e la riapertura al pubblico della dolina. Attualmente il sito è stato ripulito dalle sterpaglie, sono stati ripristinati i percorsi e riadattati nel rispetto dell'ecosistema circostante. Il progetto ha previsto sostanzialmente due fasi. Nella prima è stata effettuata un'analisi delle varie specie vegetali presenti da tutelare, una pulizia generale degli ambienti con tagli e potature per contrastare l'intensa vegetazione che si è accumulata e infoltita negli anni. Mentre nella seconda fase ha avuto inizio il vero e proprio intervento di messa in sicurezza della struttura. La fine dei lavori della cavità carsica, che permetteranno già una prima fruibilità della stessa, sono previsti entro l'estate. Il pulo sarà presto nuovamente fruibile e questo consentirà alla città metropolitana di Bari di concludere un lungo iter avviato nel 2015, affidando la cura, la custodia e la gestione di questo prezioso bene alla comunità molfettese. Sport e emergenza Covid-19. L'assessore piemontese in audizione alla seconda commissione consigliare anticipa il lancio imminente di misure a sostegno di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tra il 2019 e l'inizio del 2020, mobilitati per lo sport 34 milioni di euro. Le politiche pubbliche pugliesi per lo sport restano forti. Tra il 2019 e questa prima difficile parte del 2020, la Regione Puglia ha indirizzato al mondo sportivo pugliese e per favorire l'accesso alla pratica sportiva circa 34 milioni di euro complessivi, che hanno innescato una dinamica positiva pressoché unica tra le regioni italiane. Anzitutto riqualificando e rendendo accessibili a tutti la rete degli impianti sportivi pubblici e privati. È la sintesi che l'assessore regionale allo sport per tutti, Raffaele Piemontese, ha prospettato nel corso dell'audizione svoltasi stamattina davanti alla seconda commissione affari generali del Consiglio regionale pugliese, convocata dal presidente Filippo Caracciolo su richiesta dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola e Renato Perrini. Ventola e Perrini hanno raccolto le istanze del settore sportivo, messe in crisi sia dalle stringenti norme sanitarie che dalla mancanza di risorse economiche derivanti dal lungo stop delle attività, sollecitando il governo regionale a mettere in campo interventi di sostegno e discutere sulle attuali condizioni delle associazioni e società sportive. Stiamo completando il lavoro sui meccanismi di accesso a specifiche misure di sostegno dedicate alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ha detto l'assessore regionale Raffaele Piemontese, nella convinzione che sono una rete che dobbiamo mantenere forte e attiva in questo momento in cui la salute è la priorità della priorità. Saranno misure che si integrano in un volume complessivo di risorse impressionante, mobilitato nel 2019 e in questo inizio 2020 dalla Regione Puglia, a partire dai 15 milioni di euro stanziati per gli impianti sportivi dei comuni e di altri enti pubblici, che si sommano agli 8 milioni di euro stanziati nel 2017 e ai 10 milioni di euro per la prima volta dedicati agli impianti privati, in modo, ha spiegato Piemontese, da offrire ai cittadini pugliesi di ogni età e livello sociale una rete integrata e capillare a cui poter accedere per praticare sport. Dal campetto dell'oratorio al grande impianto comunale, in particolare favorendo la moltiplicazione dell'opportunità di fare sport per le persone con disabilità. I 3 milioni e 200 mila euro previsti nel programma operativo 2019 sono in questi giorni in liquidazione per ciascuno dei 327 beneficiari dei 6 avvisi che hanno riguardato iniziative progettuali, strategiche, manifestazioni ed eventi sportivi legati alla promozione del turismo sportivo. Sostegno alle eccellenze sportive over e under 18, il sostegno alle associazioni sportive, l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive, contributi agli atleti paralimpici e per i grandi eventi sportivi. È imminente il completamento del lavoro che gli uffici dell'assessorato allo sport per tutti hanno svolto per definire la dotazione finanziaria e i meccanismi di funzionamento delle misure d'aiuto per il movimento sportivo pugliese, colpito dall'emergenza Covid-19. Presente alla seduta anche il presidente del Comitato regionale del CONI, Angelo Giliberto. Bollettino epidemiologico. Oggi venerdì 22 maggio in Puglia sono stati registrati 2113 test per infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 27 casi così suddivisi. 13 nella provincia di Bari, 0 nella provincia di Bat, 7 nella provincia di Brindisi, 3 nella provincia di Foggia, 2 nella provincia di Lecce, 2 nella provincia di Taranto. Sono stati registrati 4 decessi, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat e 2 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 99.702 test, sono 2.120 i pazienti guariti, 1.838 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.440 così suddivisi. 1.461 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 644 nella provincia di Brindisi, 1.135 nella provincia di Foggia, 511 nella provincia di Lecce, 278 nella provincia di Taranto, 2 attribuiti ai residenti fuori regione, uno per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.